Ehi la ciurma, rieccoci tornati su Farm Together. Sono tornato alla mia fattoria per poter continuare un attimo la nostra quest principale e vedere di arrivare a sbloccare lo stand per il miele. Visto che ormai nello scorso video ho già spiegato praticamente tutto su come funziona il gioco, andiamo a fare un pochettino di cose insieme. Non è detto che magari non porti qualche giorno, qualche volta in live questo gioco, è un passatempo carino. Non è che non è il gioco dell'anno, ecco, però è gradevole, ecco, per passare del tempo. Tra l'altro è cambiato stagione, quindi gli alberi di pere saranno pronti per la raccolta. Corriamo in là e raccogliamo le pere. Le mucche hanno fame? Un po' sì. 2800 per dare da mangiare ste mucche qua. Allora, raccogliamo qua le perozze. Ok. Voilà. Voilà, se tutto va bene dovremmo averne 40. Più ci sono degli altri alberi in là, quindi possiamo arrivare anche a... Ok, 40, ottimo. Ah, miele non raccolgo perché ho l'inventario pieno. Vi faccio vedere, qua c'è lo spazio dell'inventario e quello per il miele è pieno, quindi non mi conviene, cioè non mi serve a niente raccoglierlo perché tanto andrebbe buttato. Allora, in autunno posso seminare. Sì, ok, peperoni gialli. Quanti peperoni gialli abbiamo bisogno? Non mi ricordo già più. 100, ok, che sono un discreto numero, quindi allora andiamo a metterne un po' qua. 9. 18, 27, 36, utilizziamo questo magari. Allora, teniamoci da parte il 36, puliamo qua e andiamo a metterci i gialli. Allora, dobbiamo arare di nuovo tutto. Dato non so neanche se ci bastano questi per arrivare a 100. Adesso vediamo. Allora, vediamo se abbiamo un altro po' di benzina perché l'abbiamo quasi finita, come potete vedere in alto a sinistra. Allora, sì, non è pieno ancora questo benzinaio, ma possiamo già raccogliere. Ok, neanche questo era ancora pieno, ma ci serve la benzina, quindi... Allora, 45, 54, 63, 72, 81, 90. E quegli altri che avevamo messo prima sono 99, quindi ce ne manca proprio solo uno. Sì, 99 ci manca solo un peperone. Beh, facciamo un altro spazio dove mettiamo i peperoni. Allora, io ho una zona che utilizzo spesso per questo tipo di quest. Allora, prendiamo i pesci intanto. No, qua no. Questi ci mettono meno a essere pronti. Allora, questa era la zona dei limoni che avevo usato per un'altra quest. Ecco, qua dove avevo messo tutte queste noccioline l'avevo usata come zona di coltivazione intensiva per le quest. Cioè che mettiamo i peperoni, poi gli altri li facciamo con calma. Allora, raccogli, raccogli, via tutto. Ed era la stessa zona dove tra l'altro avevo messo il mare di galline di cui parlavo nell'altro video, per la quest delle uova di gallina. Posso anche andare a vendere le noccioline se non sbaglio, perché ne abbiamo raccolte abbastanza qua. Queste erano ancora con le noccioline per la scorsa quest che abbiamo completato nello scorso video. Già che ci sono posso mettere anche peperoni dappertutto, va? Che così manteniamo tutto uguale. Qua mi finisce la benzina adesso. Vabbè, finiamo di metterle a mano.
Parapaparam. Ok. Siamo quasi, adesso andiamo a prendere magari un pochettino di benzina ancora. Come potete vedere, avere il livello alto è comodo perché ci permette di avere più benzina contemporaneamente. E avere più benzinai ci permette di poter raccimolare più benzina, perché ognuno di quelli ne produce altra e quindi... Tipo adesso se non ne avessi due sarebbe ingestibile la questione, perché avrei davvero pochissima benzina da uno soltanto. Avrei potuto comprarne altri, ma ho preferito tenere da parte i fiocchi per comprarmi il coso del miele. Allora. Andiamo a vendere le noccioline, abbiamo detto. Ok, siamo a posto. Raccogliamo anche i fiori qua, va? Già che ci siamo, i fiori di cactus. Non so se raccogliere già i meloni. Posso piantarli i meloni? Sì, facciamo che raccoglierli. Questi sono molto lenti, ci vogliono 2 giorni prima che crescano. Velocizzando, annaffiandoli, mi pare 1 giorno e comunque 12 ore, una roba parecchio lunga lo stesso. Intanto che appunto lascio delle zone sempre coltivate con questo tipo di coltivazioni. Allora, Watermelon. Facciamo anche che innaffiare. Ah beh sì, 1 giorno e 14 ore innaffiato. Allora, raccogliamo anche questi limoni. Il problema degli animali è che sono sempre da rifornire di cibo e non possono essere raccolti con il trattore. Quindi li rendono davvero abbastanza scomodi. Io ce li ho qua giusto per avere un po' di tutto, per poter far mostrare un po' di tutto nella mia fattoria. Ma davvero sono scomodi gli animali. Secondo me devono rivedere un po' la questione, perché fare un allevamento intensivo, uno, richiede che ogni 10 minuti sei là a dar loro da mangiare. E due, a raccogliere le uova o il latte, ok, devi fare uno per uno e quindi davvero diventa molto molto lungo. Se hai un allevamento grosso. Allora, raccogliamo un po' di frutta. No, perché non ho raccolto questo? Stupido che sono. Allora, delle altre pere. Altre pere. Ok, qua abbiamo le noci qua, dei cipressi. No, non sono delle noci, sono... come chiamarle? Boh, non lo so. Devo raccogliere ancora questi limoni qua. E potrei anche raccogliere il grano così quasi, venderlo qua. Ma posso già vendere il grano qua? Sì, ho già abbastanza grano. Ok. Allora, facciamo che... non ho più benzina, tanto devo tornare in là. Avere più benzinai sarebbe anche comodo per avere una copertura di benzina un po' ovunque. Invece così devo sempre tornare indietro a far benzina. E ancora non sono pieni di benzina comunque. Va in un modo incredibile la benzina. Soprattutto se abbiamo tante cose da sistemare come in questo momento. Ok, vabbè, raccogliamo anche da questo. Non abbiamo ancora abbastanza fiori da vendere. No, 21 su 40, ok. Abbiamo solo i cactus che ci danno fiori, ora come ora. Ma facciamo che raccogliere questi meloni e mettere degli altri meloni. Uno e uno, due. Uno. E uno, due. No vabbè, innaffiamo anche.
Non si sa mai. Ah, il tempo è tempo di vita vera, cioè nel senso va avanti la fattoria anche quando non ci siamo. Allora, raccogliamo il grano. Non ho controllato se possiamo seminarlo. Possiamo seminarlo? No. Vabbè, raccogliamo e ariamo, lo semineremo poi nella prossima stagione. Se poi sei in inverno. In inverno si può seminare il grano, non lo so. Allora, ariamo qua il terreno. Intanto ci stiamo avvicinando rapidamente verso il livello 15. Allora, sostituiamo anche le zucche qua, che queste hanno bisogno di molto tempo per crescere. 2 giorni anche loro. Infatti una delle queste più lunghe e pesanti da fare è quando ti chiede tipo 200 zucche. Ho visto alcuni che hanno avuto una questa del genere. 200 zucche davvero, cioè, non finisci più. Allora, devi fare anche se fai una zona in cui hai seminato 200 zucche, ti ci vanno comunque 1,5 giorni prima di poterla fare. Cioè, prima di poterle raccogliere. Cioè, annaffiamo a mano perché mi sa che benzina ancora non ce n'è la... Ah, qua non l'avevo raccolto. Mi sa di no. Raccogliamo qua. Poi andiamo a vendere la frutta. Mi sa che ho della frutta da vendere, della verdura. È molto rilassante, quello sì. Chiedo scusa. Ok, andiamo a vedere se per caso c'è della benzina da poter prendere, così finiamo di raccogliere quelle altre zone là. Ah, peschiamo. Perché ci siamo? No, niente pesci. 4 pesci, come potete vedere al pop-up. Niente pesci. Però 4 erano abbastanza per poterli vendere qua. Oh, sti animali che hanno di nuovo fame. Ah, abbiamo da vendere verdura qua. Quando posso vendo perché mi libero l'inventario, altrimenti poi dopo va buttata l'altra. Cioè ti dà comunque dei soldi, ma non puoi usarla per i diamanti. Che è una gran bella fregatura, perché... i diamanti sono comodi assai. Allora, posso seminare questi? Sì. Ok, allora facciamo che liberare questa zona con il lumber di cabbage. Cavolo lombardo, non lo so, non l'avevo mai sentito chiamare così. Cavolo rosso. Che tra l'altro a me piace un sacco il cavolo rosso. Davvero molto buono. Allora, le melanzane possiamo seminarle? Sì. Allora, anche queste sono abbastanza lunghe, quindi... Ah no, ce l'ho già i peperoni verdi. Dicevo prima, nello scorso video. Ah, quel tizio c'ha i peperoni verdi, io ancora non li ho sbloccati. Invece no, ce li ho sbloccati, ma no. Non mi ricordavo di averceli. Le mucche avranno bisogno di cibo, probabilmente. A quelle dobbiamo stare assolutamente dietro perché ci servono per la quest. Acqua, sì, dai. Per queste che sono molto lunghe, chiedono 1 giorno. Ok, allora, vediamo un po'. Sì, diamo un po' di cibo. In 1 ora dovrebbero essere pronti. Quindi in 1 ora dovremmo poter raccogliere il latte e completare quella parte là. Quindi vuol dire che non lo completeremo comunque in questo video, la missione. Non ci sarà di sicuro benzina a sufficienza. Cioè forse... metà. Aspettiamo un attimo, vediamo qua. Diamo un po' il cibo agli animali, intanto che aspettiamo che faccia un po' di benzina in più. Ok. Ok.
Dai, prendiamo comunque la benzina per andare a sistemare quelle coltivazioni giù in fondo. Allora, qua sono dei piselli. Raccogliamo. Sì, dovremmo fare in tempo prima che cambi la stagione. Siamo a livello 15, ma vorrei prima finire di fare questa cosa qua per controllare che cosa abbiamo sbloccato con il livello 15 nella nostra fattoria. Non possiamo comprare una nuova area perché quella si sblocca al livello 16. Ah, tra l'altro le nuove aree si comprano con i diamanti, anche un altro, ecco un'altra applicazione, diciamo, di diamanti. Allora, mettiamo i piselli che ci va 8 ore, ma non li annaffierei questi, per 8 ore non sono tantissimi, mi sa che la prossima volta che apro il gioco sarà domani e quindi sarà già tutto pronto. Allora, andiamo, corriamo in qua, devo... Ah, i peperoni verdi potrei sostituire con dei peperoni verdi nuovi. E posso mettere i peperoni verdi? Sì. Cosa abbiamo sbloccato qua? Melon. Che non è il watermelon. Melon ci dà 1050 e 6 di esperienza. A 10 minuti è velocissimo. È velocissimo e si semina. Ah. Ma metterei così così i California Poppy qua. No, ma mi sa che finisce l'autunno prima. Ci siamo distratti e mi sa che finisce l'autunno prima. Non so se ci conviene rischiarcela. Dai, andiamo. Vit, vit, vit. No, ho finito la benzina. Non ce la faremo mai a mettere tutti i California Poppy prima dell'inverno. Ecco, no, infatti. Vabbè, la lasceremo così per ora. Però in inverno possiamo mettere il grano, vero? Sì. Allora, andiamo a vedere se abbiamo ancora benzina. Secondo me no. Quindi guardiamo un attimo che cosa abbiamo sbloccato qua. Allora, abbiamo sbloccato il melone, che non è niente male, effettivamente. Perché 10 minuti vuol dire che possiamo continuare a raccogliere, seminare, raccogliere, seminare, raccogliere, seminare, se abbiamo benzina a sufficienza per farlo. Abbiamo sbloccato il Withered Tree che ci dà delle noci. Noci, non so perché, ma ok. Possiamo piantarne qualche d'uno. Questo non lo uso ancora perché ci dà cotone, che non possiamo ancora usare. Qua non abbiamo sbloccato niente. Pesci ce l'abbiamo già tutti. Qua abbiamo sbloccato Dairy, che ci dà il formaggio. Però non possiamo ancora venderlo il formaggio. Ah, questa mi serve. Questa dobbiamo piazzare alla winery, così possiamo iniziare a seminare anche l'uva, che non è un bel po' che non piazzavo più. E abbiamo sbloccato anche il Gem Stall, che ci dà un fiocco ogni 10 di marmellata. Ah, quindi torna utile il fruit press a questo punto. Meno 25 di frutta più 1 di... Allora quasi quasi toglierei... Posso... Non mi ricordo, posso demolire gli edifici? Sì, mi ricordo anche il pulsante. Mi stavo... Cioè, giusto un attimo che non mi ricordavo. Quasi quasi toglierei questi e metterei la fruit press al posto di questi qua. Perché perché la fruit press ci dà poi la possibilità di fare però c'è da dire che noi non abbiamo ancora i fiocchi per poterlo fare. No, per ora tengo i fruit stand, ma ho speso dei soldi inutilmente, ma c'è dei diamanti, ma non sono neanche poi troppi, dai. Ho speso 10 e alla fin fine me ne ha ridati 5 l'uno, quindi sono già rientrato dalla spesa. E prendiamo la benzina e andiamo a seminare il grano, va. Le pere d'inverno ci sono? No. Ok, quindi non devo raccoglierle per la missione. Però andiamo a dare magari un'occhiata alle mucche e ai peperoni, come stanno. Qua non innaffierei per ora, per risparmiare un po' di benzina. Anche perché non dà esperienza innaffiare, quindi...
non sempre così utile. Allora, vediamo se le mucche hanno bisogno da mangiare. Di sicuro sarà diminuito il cibo. Sì, mettiamone un po'. Qua è pronto, sì, ma non voglio subito raccogliere. Ecco, raccoglierei più che altro qua il i fiori. Fare un campo, che ne so, di uva. Fare un campo di uva per sfruttare la winery. Però metterlo qua, non so se metterlo qua. Forse metterlo oltre quegli alberi di pere. O metterlo qua. No, non sono convinto di metterlo qua. Qua vicino alle pere, dai, mettiamo qua tutta la zona di uva. Quindi allora facciamo, faccio così, 1 2 3, faccio tutto in numero preciso di 9, così almeno non dobbiamo sprecare energia nell'innaffiare. Ok, e mettiamo abbiamo anche la rossa. Che differenza ci dà? 1, 1 e 1. Ai fini di quello non cambia niente, solo che cambia quanto i soldi ci dà. Ma possiamo mettere anche la rossa, va? Ci metto un po' di più, ma alla fin fine non cambia molto, perché appunto tra 6 ore non sarò a raccogliere quella blu, quindi posso raccogliere uguale quella rossa. Costa un po' di più, ma di soldi ne abbiamo per ora. Se dovessero poi mancarci, ci pensiamo. Allora, metto una winery qua. Allora, ok. È abbastanza ingombrante, effettivamente, la winery. 20 su 40 sono quelli che avevo prima. Allora, raccogliamo questa roba qua. Ho già di nuovo bisogno di benzina. Vedete cosa servono i benzinai e il salire di livello con il personaggio. Che uno ha sempre un sacco bisogno di energia. Di benzina. No. No. Volevo raccogliere gli alberi. Ok, grazie. Allora, vendiamo la frutta. Vendiamo la... Ah no, non abbiamo abbastanza. Vendiamo questa verdura. Ah, raccogliamo le uova, già che ci siamo. Poi facciamo benzina. Avevo detto che andavo a vedere i peperoni che stavano, ma mi sono dimenticato. Dubito che siano pronti, ma un'occhiata non ci sta male. Questa è di nuovo fame. Questa è idem. Allora, facciamo benzina qua. Facciamo benzina qua. No, sono ancora in alto mare. Se ci vuole un'ora e mezza non li ho innaffiati. Raccogliamo qua, sì, va bene. Cosa stavo facendo però di là? Non mi ricordo già più. Ah no, ho fatto la winery, la parte tutta con l'uva. Là i fiori sono a posto. Il... Cosa posso? Posso andare a sostituire magari le noccioline qua. Ok.
Il melone può essere comodo per fare molte esperienze, effettivamente, perché col fatto che è pronto in 10 minuti, annaffiandolo vuol dire ancora meno. E quindi non è niente male. I beat non li ho più... No, non li ho mai messi i beat, davvero? Non li ho mai messi? Strano. E anche il green grape non l'ho mai messo perché appunto non... non avevo la winery. Ma allora, per ora qua rimetto di nuovo le noccioline, perché questa la tengo come zona noccioline. Anzi, ci metterei degli alberi intorno di quell'ultimo tipo che abbiamo sbloccato. Tipo qua, ecco. Allora, facciamo che... Ah no, comunque lo mette anche così uno per uno, anche con il trattore. Li metto così, va. Sì, non voglio esagerare, ma perché di alberi non ne metto mai tantissimi. Ah, ok. Cos'è che c'era di alto che si poteva mettere? Allora, potrei... Allora, questo non mi serve perché... Ah, ci sarà la vendita del formaggio che sarà questa. Questo vende il formaggio e ci darà dei fiocchi probabilmente. E questo non so cosa sia invece. Ah no, questo è per trasformare in tessuto il cotone. Per forza. Allora, cosa potremmo fare? Allora, un campo di fiori, un campo di meloni, un campo di barbabietole qua. No, non sono barbabietole, sono... come si chiamano? Ravanelli. Sì. Ravanelli. Mettiamole qua vicino ai cactus, magari i ravanelli, dai. O i fiori. No, facciamo dei fiori qua vicino ai cactus. Così facciamo la zona fiori qua, la zona florovivaistica. No, ok, ci fermiamo così. Metto i fiori rossi. Per ora voglio quelli gialli, non posso metterli. Poi quando avremo la possibilità di mettere quelli gialli, metteremo anche quelli gialli. E poi volevo mettere appunto anche i... i ravanelli, mettiamoli qua a sto punto. Due. E tre, ci basterà la benzina per piantarli, penso di sì. Ravanelli, vai con i ravanelli. E i meloni vorrei ancora provare. Però non so bene dove piazzarli, allora. Li metterei qua, per ora la zona dei peperoni. Non voglio metterli neanche troppo lontani. No, c'è niente di ravanelli, faccio che mettere invece i pesci che non ho. Allora, tipo io metto due. La trota ce l'ho. Due murene e un anglefish. Avrei bisogno della parte magari più grande per mettere tutti questi pesci qua, ma... Però mi accontenterò di questa, dai. Ci può stare. Sì, dai. No, però no, facciamo una zona murena qua. E una zona anglerfish. Allora, murena. Ok, e l'anglerfish qua. Facciamo che l'altro lo sposto, perché stupidamente non ho pensato che potevo spostarlo questo. Allora, dimmi in là. Oh, sono quasi di livello 13. Abbiamo detto la murena, no, togliamo la murena. Sì.
E togliamo la murena, ma mettiamo delle altre anguille. Vai così, dai, mi piace. Ci sta. Oh, tutta la parte qua di pesci. Comunque direi che per questo episodio è tutto. Mi sa che abbiamo registrato un sacco di minuti. Infatti è venuto un video di mezz'ora. Porca miseria, devo stare più attento io a queste cose. Ci vediamo nel prossimo episodio di Farm Together, di quello che sarà. E io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.